Tutti i cimeli e i tesori della Casa della Savoia andranno all'asta. La parola di Emanuele Filiberto. Il principe lo disse al Corriere della Sera, dove forniva più dettagli sugli oggetti e sugli arredi che vivevano sul sigillo la collina di Vesenaz e che saranno presto inviati sotto il martello. Incogamente le molte cose. Le fotografie che ritraggono il re Vittorio Emanuele III. In compagnia di Benito Mussolini. Casa Savoia all'asta. Emanuele Filiberto vende tutto, le due bici sono mia. Commenta Emanuele Filiberto per Corriere della Sera mentre presenta l'iniziativa senza precedenti. Tutti i tesori di famiglia saranno venduti all'asta. Fino al 18 settembre. Parte dei tesori è disponibile in un'asta online. Mentre dal 20 settembre tutto il resto sarà battuto dalla casa di aste di Geneve & Kerr. In effetti, a Ginevra, fonte fotografica ANSA, Emanuele Filiberto vende i tesori della Savoy House immobili per aste. Gioielli, dipinti, fotografie, argenteria e persino due bici. In cosa consiste l'intero inventario? Difficile elencare tutto. Emanuele Filiberto all'asta Liechtenstein. Un tavolo di marmo e tutti i mobili progettati da mia madre per la villa in Svizzera. Inoltre, ci sono gioielli che non appartenevano alla collezione Savoia e due motociclette. Uno scout sportivo indiano e una Gusta. Entrambi cavalcati dallo stesso principino. Tuttavia Emanuele Filiberto terrà molte altre cose per se stesso. Per Corriere spiega tutti i libri Casa della Savoia di mio nonno King Umberto II e il mio grande nonfather, re Vittorio Emanuele III, nonché gli antichi dipinti e l'argenteria legata alla storia Savoia House viene salvata e manterrà nelle mie residenze. Non andrà all'asta. La Vittorio Emanuele III con Mussolini tra gli oggetti che troviamo nella vasta collezione di beni preziosi messi all'asta da Emanuele Filiberto, ci sono anche alcune fotografie del re Vittorio Emanuele III in compagnia di Mussolini. I colpi risalgono ai patti laterali. Ma la storia ricorda che il duce ed il re si limitavano sempre alla formalità governo e mai le loro relazioni sconfitte nell'amicizia. C'è anche uno scatto che mostra il re accanto a Mussolini e il dittatore nazista. La causa tra gli eredi di Savoia e la Banca d'Italia nel 2022, gli eredi della Savoia. In particolare Emanuele Filiberto insieme alle sue figlie Beatrice, Maria Pia e Gabriella, rivendicarono i tesori tenuti in una banca di 75 anni della Banca d'Italia. Questi sono 6.732 brillanti e 2.000 perle per un valore totale 300 milioni di euro. Anche se Bulgari negli anni 60 ha stabilito che era pochi milioni. Per questo motivo, la Savoia ha minacciato di citare in giudizio la presidenza del Consiglio. Nell'intervista con il Corriere Emanuele Filiberto è tornato sull'argomento. La causa continua. Non mi fermerò per recuperare i gioielli di famiglia del Savoy Casa.